gli shot. Vediamo, Town and City, ottima per entrambi, entrambi hanno forti kill verticali. Forse un po' più avvantaggiato a PX, perché come giocatore secondo me qualcosa che gli manca è proprio il kill power, cioè arriva anche certe volte a 180% prima di uccidere. Sì, e è poi vero. Trova il back air e killa, però non ha solide kill confirm. Lui proprio come giocatore, non Sonic, perché Sonic le ha. Sì, sì. Ma ti devo dire però comunque, da quando... Bello. Da quando hanno nerfato, il lap smash, che comunque era una kill quasi sicura, una kill quasi sicura, adesso non è che i tool per uccidere siano tantissimi. Sì, però c'è un fortissimo side smash. Il bear. Bella la tech chase, doppio bear, siamo di nuovo in parità. Vediamo questo spam aggressivo di G, fa di tutto. Vediamo se ora rilascia la bomba a terra, sì, no, al solito. Stavolta l'ha anticipato. Ci è arrivato, vabbè, ho avuto un attimo un infartino. No, ma lo fa abbastanza spesso, cioè sembra essere a conoscenza delle, delle distanze, a me. Bello, APX, ha aspettato il momento giusto. Questo Danero adesso lo mette in difficoltà, è andata via la piattaforma, mamma mia. Guarda, lo sta però spingendo al lato G. Spam davvero potente, ecco che entra nelle difese, questa è pericolosa. È arrivato. Peccato, è bello, ricade, bello, ricade, l'ha perso sul dodge sulla piattaforma, se non sbaglio. E adesso comincia proprio. Sonic è un bene che non uccida. È vero. La fuga, vediamo, di DG. Cerca di reccare percentuale come può. L'armor della grab non gli fa prendere il danno alla bomba. Vabbè. Anche se siamo su Town and City, non bastava quello per killare. Sentite una fisarmonica, vi prego, no. No, non lo farei mai. Io per esempio con Sonic non farei mai una cosa del genere contro Link. Per adesso la percentuale glielo permette, però già 40 rischi. Qua sul tetto di Town and City. Buono. Ok. Buono. Robert. Sì. L'ho visto bene. C'è stato un po' di diffusione tra le hitbox, ma doveva essere un bear. Ma infatti per adesso G va molto con calma, al vantaggio. Brutto questo smash però. Torna abbastanza con calma, la situazione si inverte. Presa di G, non va niente, bello. Fino adesso G molto sicuro in difesa, piazza le bombe, lo spam, i proiettili e lui li sa piazzare. Sì, ma comunque sembra che in ogni caso questi smash, laterali forse sono l'unico modo per APX di far percentuale fino adesso, perché quel 40% l'ha fatto solo così. La percentuale non c'è tutta questa distanza in realtà, però a livello di neutral mi sento di dire che G è più avanti. Secondo me APX ancora non ha trovato il modo di superare lo spam. Lo potrà trovare forse nel prossimo match. Vediamo questo edge guard. Proiettili su proiettili. Bravo APX a rientrare. Bella la lettura. Attenzione. Bear non va. No spettacolare. Assurdo. G che trova la freddezza di tornare e punire l'avversario. 1-0 per G. Che poi veramente io una ha avuto la freddezza di ok, lui ha già preso il bordo per fare edge guard. Ok, ora ci penso io. Kill tranquillo. Sto cercando di capire, leggo Final Fantasy 7 Remake, esce su NX o Cloud Safari. Un attimo solo, scusate. Come? C'è il wifi acceso. Counter pick da Kant. Bello. Mi piace vedere gente che gioca su da Kant. Scherzavo, mamma mia. Ho capito come vogliono giocare entrambi. Camp di quelli
proprio terribili. Mamma mia, niente. Ho detto, a me piace vedere la gente giocare tutto accanto. Mi sono accorto che campereranno come i pazzi entrambi, esatto, fino alla fine proprio del match. Ma non capisco perché Apex ha scelto Duckhunt. Cioè, G ha molto più spazio proprio sullo stage per poter mettersi da una parte a spammare. Magari sa qualcosa che io non so. Sicuramente lo sa. Veramente non ho idea neanche io. Anche perché io continuo a pensare che comunque Sonic non sia un buon pick contro Link. No, secondo me ce le ha le sue cose. Il fatto poi che ogni giocatore... Guarda già la percentuale, è molto più, diciamo, più tranquilla. Sì, ma infatti Sonic campera tranquillamente. Finché sta in vantaggio di percentuale non ha problemi. Wow. Non è molto bello così. Lo so, non è spettacolare, però. Footstool Bomba Bear, spettacolare. Marth Forever, è vero, però ripeto, è proprio, cioè hai solo forse un modo particolare, sì, per non ti devi giocare. Divertire nel giocare Sonic per battere Link. Esatto. Devi soltanto giocare di camping, secondo me, e devi soltanto giocare di punire gli errori e basta. Non puoi fare altro, non puoi manco essere un minimo aggressivo se perché un errore ti costa. Devi tanto. Devi essere aggressivo quando hai gli spazi dati dalla lag dei proiettili. Bella la presa. Finché sta in aria. Mamma mia, G, quanto ha rischiato. 130% contro 70. La counter pick sembra funzionare. Bello il tech chase. Smash laterale in faccia e adesso comincia il camp, ma quello serio. Però spero che non avremo per 3 minuti e mezzo di questo di questo camp così. Non c'è molto da dire in realtà. Per adesso abbiamo Apex che campera tranquillamente da un lato all'altro. Ecco il motivo della scelta di Duckhunt probabilmente. E Apex non deve fare altro che tenere lo stage. I danni arrivano prima o poi. Infatti già ha fatto 36%. Strano che... Cioè, io non so se G fosse a conoscenza di questa counterpick. Però sicuramente il prossimo round, se dovesse esserci un prossimo round, non sarà su Duckhunt, non potrà essere. Quindi vedremo. Intanto G torna aggressivo. Quando mancano 2 minuti e mezzo allo scadere. Bello. Ha been too fair. Adesso questa presa. Nulla di fatto. Però Apex può tornare a camperare a 60% di vantaggio. E infatti torna sull'albero. G che qua riesce a entrare un attimo a prendere un po' di percentuale. Bello la B. Rischia qua Apex. Up smash! Mamma mia, signori! Questo è tanto di cappello per G, che è riuscito a vincere in una situazione davvero...